Cosa ne pensa dell'attuale situazione dei vari partiti comunisti italiani? Si può arrivare a un unico partito comunista? Io non mi sono accorto dell'esistenza di partiti comunisti attualmente in Italia. Che esista la necessità oggettiva di un fronte unico del proletariato, questo è sicuramente vero. Ed esistono, è vero, alcuni compagni che si battono per questo. Non so quanto in buona fede o quanto per allargare la propria audience. Comunque, se in Italia esistessero dei partiti comunisti, certamente dovrebbero battersi per questa forma di unità operaia. Cosa ne pensa il dottor Ingroia? Non so chi sia. Cosa ne pensa il governo Letta? La mia consapevolezza intorno a Letta non è diversa da quella che ho verso Ingroia. Marx aveva ragione quando diceva che il capitalismo si autodistruggerà. Marx non ha mai detto una cosa del genere. Marx ha detto che il capitalismo è fondato su contraddizioni che vanno inasprendosi, ma ha aggiunto anche che senza l'intervento consapevole di un movimento operaio organizzato per il socialismo non si uscirà mai dal capitalismo. Addirittura è nella tradizione marxista quello di pensare che o si riesce a battere il capitalismo, oppure sprofonderemo nella barbarie, come si sta verificando. Per uscire dalla crisi, quale provvedimento dovrebbe prendere un governo italiano? Questo mi fa sorridere perché credo che il governo italiano non conti assolutamente nulla. Credo che il quadro politico sia almeno un quadro europeo e quindi il problema, la domanda dovrebbe essere spostata in questa maniera. Che cosa ha da avvenire a livello europeo perché cambi la situazione anche in Italia? E purtroppo sembra che a livello europeo le cose non vadano bene, vedi le ultime elezioni, dove quel partito confuso, un po' equivoco, eccetera, che si chiama Die Linke, ha subito un'ulteriore riduzione. Ci sono molti giovani che sono disoccupati. Cosa bisogna fare? Escludendo l'alternativa di ucciderli, escludendo questa, c'è da chiedersi se per avventura la disoccupazione giovanile non abbia a che fare con la struttura stessa del capitalismo e quindi se dar lavoro ai giovani, che non capisco bene che significa, perché una persona a 37 anni è giovane o no? Questo lo dico perché, per esempio, mio figlio ha 37 anni e è disoccupato. E la domanda riguarda persone come lui anche. Comunque, la crisi occupazionale giovanile rientra nella tendenza capitalistica alla creazione dell'esercito di riserva e all'abbassamento del salario ai livelli minimali.
cosa ne pensa di Rifondazione Comunista e del Partito Comunista Italiano? Ma io cerco di pensare a cose più serie. Secondo alcuni, Marx deve essere aggiornato al pensiero attuale, oppure a un pensiero filosofico che va bene per qualunque epoca? Non esiste un pensiero filosofico né scientifico che vada bene per qualunque epoca. Il marxismo è, chiaramente, se uno legge Marx, un lavoro in continuo progredire. È un lavoro che va continuamente arricchito, modificato, sviluppato. A me è capitato di fare un intervento in un convegno a Cuba, in cui appunto mostravo come nello stesso Marx esistano posizioni politiche che vengono modificate, esistono prospettive teoriche che vengono abbandonate e sostituite da altri. Perché? Perché il marxismo, essendo una cosa viva, come tutte le cose vive, ha una storia, un movimento, un divenire, un cambiamento. Se si pensasse il marxismo come qualche cosa di intangibile, di immodificabile, il marxismo non apparterebbe a questo mondo. La svolta della Bolognina rovinò veramente la sinistra italiana? Contribuì potentemente a rovinarla, però è vero che la rovina era cominciata prima, e in particolare quando Craxi, il Partito Socialista che lui dirigeva, andando al governo con la Democrazia Cristiana, realizzò quel programma politico che i comunisti avevano fino allora agitato, però con due varianti. Se i comunisti chiedevano la nazionalizzazione dell'energia elettrica, la chiedevano senza indennizzo ai padroni e sottoponendo l'impresa, l'industria, al controllo operaio. Ovviamente queste due condizioni caddero completamente, Craxi non ne parlò proprio, e si ebbe da parte del capitalismo un grande affare, perché il rimborso dato agli espropriati consentì a questi capitalisti espropriati di sviluppare in altro modo la loro attività economica.